Hai visto? L'avevo calcolato, sapevo perfettamente tutto. C'è uno che si sta curando esattamente sopra di me. Mi piace la situa. 91. Ok, gli ho fatto 91 in volo. Ma ti credi che gli ho tirato una cecchinata in volo? Non ci credo neanche io. Benvenuti nella challenge più difficile in assoluto di Fortnite. Riuscire a vincere un'intera partita di Fortnite rimanendo con uno di vita. So che sarà una challenge impossibile, ma noi ci proveremo. Chiaramente, raga, sono con Gaia. Ciao. Ehi, lo sapevi che se premi il tasto del like diventa blu? Provaci anche tu adesso. E non dimenticare di iscriverti al canale, perché ho scoperto grazie a YouTube che più della metà delle persone che guarda i miei video non sono iscritte al canale. E non dimenticare di usare il codice OctiPFI nello shop di Fortnite. Ultima cosa velocissima, seguimi su Instagram a OctiPFI, perché ogni sera chatto con alcuni fan. Quindi mi raccomando, non perderti questa occasione. Ma detto ciò, andiamo subito al video. Allora raga, per fare questa challenge abbiamo bisogno di una situazione particolare, devi sapere Gaia. Infatti abbiamo bisogno di andare in un posto disabitato con tante chest e con abbastanza materiali. Questo posto mi sembra proprio perfetto. Però prima mi raccomando raga, vi volevo ricordare che Joe sta facendo i provini per il team. Quindi è molto importante, perché se ne occupa lui semplicemente raga, io non ho molto tempo. A volte passo anch'io, ma di solito se ne occupa lui. Quindi è molto importante che voi scriviate i vostri nick nei commenti, in questo modo Joe potrà mandarvi la richiesta di amicizia e farvi fare il provino. Vi stavo dicendo che è molto importante, perché abbiamo bisogno di delle persone per fare dei video particolari, quindi prima fate il provino e prima magari avrete l'occasione di comparire in uno dei miei video. Comunque, allora, concentrandoci sulla challenge, il problema, Gaia, è che non abbiamo molto tempo per lootare. Questo è il problema, capisci? Ora, io conosco questo posto come le mie tasche. No, ancora no. Tra 13 secondi scoprirò se sono in safe oppure no. Però il problema è che io devo trovare delle cose particolari per questa challenge. Cioè ho bisogno di... Non puoi prendere le cure, vero? No, zero. Non posso prendere le cure. Ma non posso prendere... Più che altro non posso usarle. Va bene, la safe è abbastanza vicina, dai. Allora, sicuramente ho bisogno di un cecchino. Quando hai uno di vita non è che puoi avvicinarti ai nemici. Puoi solo colpire da lontano. E proprio per questo avrò bisogno dei razzi segnalatori. Io non posso evitare, cioè non posso prendere danni dai nemici, perché mi basta un colpo e io sono morto e ho buttato un'intera partita. Quindi dovrò giocarmela d'astuzia. Questa... Io mi comporto come se avessi uno di vita. Se mi fa anche solo un danno sono morto. Ok, a posto. Non mi ha fatto un danno, raga, quindi sono ancora in vita. Ora, raga, perderò tutta la vita che devo perdere. Abbiate pazienza 2 secondi, perché per ora la mia priorità è lootare. Poi tanto ci sarà tempo per perdere vita. E voi mi chiederete, ma come fai, Octi, a perdere tutta la vita per arrivare a 1 di vita? Semplice, basta costruire una determinata struttura, ci si butta da quella struttura e si prendono esattamente 99 danni. Ormai sono un esperto. Gaia, cos'è quella faccia così seria? Sei sicuro? Sì, sono molto sicuro, fidati di me. Sono un esperto, non potrei mai fallire una cosa del genere, non è mai successo prima. Continuiamo a lootare, abbiamo bisogno di tutto il materiale possibile, soprattutto per l'endgame, perché in endgame giustamente sarà difficile. Molto importante anche prendere le lucciole, perché le lucciole danno fuoco alle strutture nemiche, il che è molto utile come funzione. Allora, siamo quasi arrivati a 999, molto bene, ho 42 secondi per lootare e prendere tutto il danno per arrivare a... Vabbè, senti, facciamolo già. 1, 2... 3, 4, 5, 6. Let's go. Raga, una volta costruita questa struttura, voi vi ci buttate e prendete esattamente 99 di danno. Sono un maestro, lo so. Guardate, se fallisco, mi sparo in bocca. E sai che hai il ponte sotto? Sì, lo so. Hai visto? L'avevo calcolato, sapevo perfettamente tutto. Sai qual è il problema? Che ora sta arrivando la safe e non ho molto tempo. Devo lootare tutto questo posto e poi andarmene. Sì. Let's go. Spero di beccare la pistola, quella che... Attenzione, attenzione. Perché da fuoco? Molto bene, le granate queste qua balzerine. Ottime per sbrigarsi per andare in safe. Mi sa che è meglio questa. È meglio la P90, per semplice motivo che mi sento più confident a usare la P90. Allora, dai. Oh, ottime bende che non potrò usare, mi piacciono. Sono messo proprio da Dio. Bene, cosa faccio quando uno ha uno di vita? Cosa fa? Beh, intanto va in safe, poco ma sicuro. Questa è una delle challenge più difficili che abbia mai fatto. Che altro avrai ansia? Cioè io avrei ansia. Perché secondo te io non ce l'ho?
Guarda che io sono pieno di ansia. Raga, immaginate voi, io voglio proprio che tutti voi facciate questa challenge e mi diciate insomma il vostro esito. Quanto vi siete piazzati? Ora prenderò quel camion e me ne andrò. Fino alla fine. Attenzione, c'era da Supreme in radio. No, Gaia, sono impanicatissimo. Sono impanicatissimo, ma più che altro perché non ho il razzo. Non ho il razzo segnalatore. Se io avessi avuto il razzo segnalatore, l'avrei sparato in avanti. Vedi di qua, al lago languido. Spero di che non c'è. L'unica per me è camperare di posto in posto. Sono in safe, molto bene. Essere in safe mi fa veramente piacere, ma non basta. Ho bisogno di un razzo segnalatore. C'è un razzo segnalatore, me la rischio, lo vado a prendere. Ma guarda che me la sto rischiando tantissimo, Lo so, lo so. Oh, oh, spari, spari. No, 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 Gaia, no, 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 no. Per non sprechi razzi per dar fuoco e... Ok, ho dato fuoco agli nemici. Metti che faccio una kill così. Metti che faccio una kill così. Ok, andiamo via, andiamo via. Guarda che i nemici sono lì davanti, Cerchiamo di capire dove sono. Sono sotto. Ok, uno lì. Non ho nemici alla destra. Ok. Ma lui sa dove sono io? Gli ho dato fuoco alla struttura. Perché non gli sto facendo danni? Cavolo, là vedo delle cose che mi servono. Tipo quel cazzo. 86 di danno. Bravissimo. Questa è la potenza del coach out. Questo è proprio il coach out di PP nello shop, te lo assicuro. Sì. Occhio nemici. Devo bucargli una ruota. Secondo me sono tipo due team. No, è ovvio che sono due team. Siamo in singolo, sai com'è. Devo capire dov'è questo altro nemico. Io con uno di vita qua non è che c'è molto che possa fare. Non mi sta pushando, non sta mirando da queste parti. Non l'ha capito dove sono, te l'assicuro. Ma lì c'è troppa roba utile per me per non andare lì. Fai il camperino. Se no sono morto. Non è che abbia molta scelta. Cavolo. Beh. Non mi piace. Quando la safe non è in città non mi piace per niente la situa. Allora lì ho le granate esca. Il mio piano è prendere le mie granate esca, lanciarle. Vado. Caccia blu. Pompa caricamento. Easy. Ora ho un altro problema. Prendo un danno, sono morto. Non voglio sparare il razzo segnalatore. Oh sì. Il fatto che non ti puoi, non puoi prendere scintini e queste robe qua mi fa strano. Gaia, sono in un posto stranissimo, camperato, ho una paura che non hai idea, ma soprattutto la cosa più brutta è che gli oggetti più brutti dell'inventario non si potevano avere. Cioè sono gli oggetti veramente più brutti in assoluto. Io l'unico modo che ho per sopravvivere è spostarmi di zona in zona e sinceramente è una cosa che non auguro a nessuno. Allora io te lo dico. Se la vinco. Bene, 6 nemici rimanenti. È tipo impossibile. No, fidati, è possibile. 99% impossibile. No, no, è possibile. C'è uno che si sta curando esattamente sopra di me. Mi piace la situa. È andato via. Ok. Cavolo, non ho una jump, non ho nulla. Sì, se uno entra io sono messo qua. Anzi, qua. Vediamo se qua ho nemici. Ok. Uno di due è morto, mi sa. Siamo in 3 rimanenti. Uno è lì. Aia. Spara quello giusto, sono morto. Sono in safe. Raga. No, non è per voi. Coach out TP fine nello shop, chiaro. Mi piace perché c'è uno che sta costruendo esattamente qua sopra. Ok, lo vedi. Io gli posso tirare un headshot da qua. Allora, potrei anche tirargli la bombola di benzina. Ma se gli tiro la bombola di benzina inizia a sparare in questa direzione. Non mi conviene. Qua bisogna giocarsela intelligentemente. Loro dovranno entrambi andare in safe. Ok, sono vivo. Non so come. Guarda che io volendo potrei tirargli un headshot e vincere. Se vinco una partita con uno di... Non ci credo. Hai visto? Cosa? Sono in safe. Che fortuna. 91. Ok, gli ho fatto 91 in volo. Ma ti credi che gli ho tirato una cecchinata in volo? Non ci credo neanche io. Qua non possiamo fare errori. Non possiamo commettere errori. Sono in 1v1 finale.
E sono ancora in safe. Ti ha dato una fortuna questa partita? No, no, è tutto merito del codice OctiPFI nello shop. Sì, che porta fortuna però. Eh beh, siete rimasti in due. No. No, niente materiali con l'albero. L'hai visto? Sì che l'ho visto. L'hai preso. Oh mio Dio. Non lo so che è così lui. Sta curando. C'è un problema. Sta curando. No, no, 47 di vita, no, no, guarda, se io vincevo sta partita con uno di vita, se io vincevo sta partita con uno di vita, io, ho fatto di quelle robe ho fatto in questo endgame che vabbè. No, raga, ma di che stiamo parlando?